Sul fronte 'ndrangheta Non siamo mai fermi, non è che perché c'è la campagna elettorale che ci siamo fermati, perché non ci siamo fermati. Un nostro pallino sono i cosiddetti killer dormienti, cioè persone di 'ndrangheta con una grandissima tradizione, ovviamente tradizione tra virgolette, nel campo dell''ndrangheta di Reggio e quindi mondiale, che sono riusciti misteriosamente a rifarsi una vita civile. Gino Molinetti è stato uno tra questi. Se non abbiamo letto male le carte dell'indagine Malefix, che è un'indagine fondamentale per capire gli ultimi sviluppi dei rapporti tra le famiglie, veramente quasi un saggio di criminalità per come è stato scritto, eccetera. Nell'indagine Malefix si identifica Gino Molinetti come un punto di riferimento di una 'ndrangheta scissionista. Noi abbiamo anche spiegato perché non crediamo che lui alla fine avrebbe scatenato la guerra, nonostante Malefix documenti bene questo aspetto in modo chiaro, però noi alla fine, conoscendo anche gli interessi commerciali di Gino, il caffè, il pesce, la droga, eccetera, eccetera, abbiamo parlato a lungo del suo impero nel settore del caffè che coinvolge una ditta di credo Casal di Principe o Casetta o giù di là, e non crediamo che Gino avrebbe poi alla fine scatenato questa guerra, però la possibilità, la potenzialità c'era tutto, questo va detto chiaramente. Gino è stato, leggendo le carte, è stato liberato nel 2007, quindi ha avuto 13 lunghi anni di libertà. L'indagine Malefix ricopre gli ultimi 3-4 anni molto molto bene, sarebbe interessante capire cosa ha fatto prima, e non è escluso che un giorno lo sapremo, e soprattutto è il classico personaggio che era sleeping killer, e che poteva esplodere da un momento all'altro, come noi puntualmente scriviamo dal 2016, dal gennaio 2016, insieme con Alberto Michelotta, e per questo siamo stati stracorrelati e stradiffidati, quindi in qualche modo questa informazione ha inciso. Ma come lui ce n'è un altro e si chiama, il soprannome in termini di 'ndrangheta era ed è Lucifero. Lui non vuole essere chiamato così perché l'abbiamo incontrato. Paolo Polimeni, un tranquillo fruttivendolo apparentemente, ma le persone di 'ndrangheta, anche i suoi compari o ex compari, eccetera, ci hanno detto che non è tanto la questione del se abbia ucciso, perché questo si dà, la sua funzione di killer è data nell''ndrangheta per assodata. Lo Stato non è al momento, non ha avuto le prove sufficienti, ma è un po' come si dice, come dice Gratteri, il segreto di Pulcinella. Non il se abbia, ma il quanti abbia e il come l'abbia fatto. Quindi questo è un po' il suo vissuto nel mondo dell''ndrangheta reggina, non solo calabrese, perché Lucifero, detto così per la sua spietatezza, per come insomma faceva il suo lavoro di killer. E quindi è un po' un altro Gino Molinetti, forse più borghese, più imborghesito, ha un negozio, incontra la gente, non è così sfuggente come Gino, quantomeno con noi. Vorremmo raccontare ovviamente questo personaggio nelle prossime settimane, approfondire, ma come lui ce ne sono tanti, in questa terra ci sono forse 1.000 omicidi di 'ndrangheta irrisolti, 1.000 omicidi di 'ndrangheta irrisolti e quindi c'è tanto di lavoro per lo Stato, e sicuramente se la popolazione aiutasse di più, se ci fossero più segnalazioni, più pentiti, più collaboratori, sarebbe anche più facile per lo Stato operare. Comunque, il prossimo capitolo sarà appunto dedicato a Lucifero.